Benvenuti su Profesi, io sono Andrea e sono sicuro che molti di voi nell'ultimo periodo hanno acquistato un processore Ryzen. Si sono fatti un po' tentare da queste alternative con molti core da parte di AMD e che si sono rivelati anche degli ottimi processori per quanto riguarda il gaming. Comunque, sia se abbiate acquistato un Ryzen 3 o un Ryzen 7 o magari, perché no, anche un Ryzen 5, vi sarete trovati di fronte ad alcune scelte. Ad esempio, se avete intenzione di fare overclock, sapete che avete a disposizione due piattaforme, la B350 e la X370. Ma quali sono le differenze fra queste due piattaforme? Conviene spendere quei soldi in più per andare a investire su X370 o basta B350 per effettuare un buon overclock sui processori Ryzen? Queste sono le domande a cui andremo a rispondere in questo video. Quindi prima di tuffarci nel BIOS, vi dico subito quali sono i componenti che abbiamo utilizzato per fare i test per questo video. In particolare il processore è un Ryzen 3 1300X, del quale tra l'altro trovate il video sul canale, quindi se vi interessano i test proprio di questo processore anche in gaming andate a vederlo. E poi abbiamo utilizzato ovviamente due schede madri, una X370 Gaming K5 di Gigabyte per quanto riguarda la piattaforma X370 e una AB350 Gaming sempre di Gigabyte per quanto riguarda invece B350. Il resto dei componenti sono 16 GB di memoria Corsair Vengeance RGB e una GTX 1080 Ti che abbiamo utilizzato solo perché Ryzen ovviamente non è dotato di scheda video integrata. Quindi ragazzi, montiamo tutto sulla test bench qui dietro di me e andiamo nel BIOS a vedere che risultati ho ottenuto. Ed eccoci nel BIOS della AB350 Gaming. Come vedete, la frequenza del processore è a 3.9 GHz. Questa è la barriera oltre la quale non sono riuscito a spingermi, non ho voluto alzare il voltaggio a più di 1.4, circa 1.416, perché per un utilizzo quotidiano penso che sia un limite che è meglio non superare. E quindi passiamo direttamente alla X370, vi faccio solo vedere che ho disabilitato l'AMD Cool and Quiet Function, che è una funzione di risparmio energetico, come anche il Global C-State. Sono andato ad aumentare il voltaggio, ho aggiunto anche uno più 0.18 di VCore SoC per aumentare un po' la stabilità. Comunque, andando a mettere a 4 GHz la frequenza del processore, non sono riuscito ad ottenere un overclock stabile. Passiamo alla X370 e vediamo le differenze. Ed eccoci nel BIOS della X370, come vedete aggiornato all'ultima versione, ed anche qui ragazzi 3.9 GHz. Stessi identici settings per quanto riguarda il voltaggio e le funzioni di risparmio energetico che sono andato a disabilitare anche in questo caso, e ragazzi non c'è stato verso di andare a mettere il processore, ad impostare la frequenza del processore a 4 GHz ed ottenere un overclock stabile. Insomma ragazzi, come avete visto, effettivamente non ho riscontrato alcuna differenza tra B350 e X370. Ovviamente acquistando X370 avete delle feature aggiuntive, quali un maggior numero di porte USB, l'illuminazione a LED migliore o comunque quelle variano di brand in brand, qualcosa in più di solito l'avete sempre, però per quanto riguarda le capacità di overclock praticamente siete alla pari con una B350. Quindi se non vi interessano queste cose aggiuntive, l'unica cosa che vi importa è avere un overclock stabile, potete risparmiare e acquistare B350. Fatemi sapere qual è stata la vostra esperienza, se avete ottenuto dei risultati diversi dai miei, ma io ho guardato anche un po' in rete e sembra proprio che tutti confermino quello che sono riuscito ad ottenere io. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto e seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Instagram, che trovate in descrizione ovviamente. Da Andrea è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!